Allora, se il professor Carocci è d'accordo, allora io lo presento brevemente e può iniziare la sua discussione. È una cosa molto ardua presentare il professor Carocci, non dovrei, però voglio provare a, in parte anche a contestualizzare perché abbiamo pensato al suo nome anche per questo panel, quindi per ringraziare ulteriormente la sua presenza qui. Come dire, Professor Carocci è un grandissimo organizzatore, innanzitutto, studioso ovviamente dei baroni di Roma, appunto i titoli delle sue monografie sono diventati, hanno, come dire, pregnato di significato delle espressioni che ovviamente esistevano da prima, ma che adesso usiamo con cognizione di causa maggiore. Appunto, come organizzatore, diciamo, di cantieri di ricerca. Sul campo e diciamo di anche organizzazione riorganizzazione storiografica degli oggetti della ricerca, ha curato e diretto tante cose. Cito solo gli ultimi due cose importanti, due progetti PRIN, quello sulla mobilità sociale nel Medioevo che si è concluso e che ha avuto anche cinque volumi di pubblicazioni connessi a questo progetto, cui hanno partecipato insomma penso quasi tutti i medievisti italiani a scorrere gli indici e in particolare il progetto che invece è ancora in che sussiste, quello sulla signoria rurale nel XIV e XV secolo, che ha avuto anche questo già due convegni, il convegno di settembre online, l'ho seguito tutto, è stato molto molto interessante, lo volevo richiamare per questo e perché, come dire, il professor Carocci può guardare a una periodizzazione medio-lunga, anche appunto alla fine del Medioevo, con diciamo, un punto di vista che a noi interessa proprio per cercare di mantenere bene l'occhio che noi abbiamo cercato di dare con questa diciamo, settimana di studi. Siccome in passate edizioni abbiamo avuto più fine del Medioevo, più tardo Medioevo, più XV secolo, in questo caso abbiamo pensato che il suo punto di vista potesse arricchire i relatori e le loro ricerche, ma anche tutti noi nelle nostre discussioni. Per cui, insomma, le cedo la parola, aggiungendo soltanto un'ultima cosa. Appunto uno dei suoi saggi ultimi sul nepotismo medievale e nepotismo moderno, questo per ricordare appunto una riflessione che si pone in maniera problematica, che in questa occasione particolare era anche un ricordo di una persona che non c'è più, il professor Antonio Menditti Ippolito, un modernista che ricordo ci ha lasciato qualche anno fa in maniera un po' inaspettata, ma che ha portato tanta novità agli studi e aveva iniziato come tardo medievista anche lui, con i suoi studi sulle edizioni a Venezia, nelle città, nel primo 400, le sue lunghe liste di vescovi che tanto hanno aiutato le ricerche di altri, e proprio, non cito insomma tutti i suoi studi modernistici. Oltretutto era nipote del professor Arnaldi e questo diciamo lo rendeva noto e amico di molti medievisti romani. Ecco, chiudo con questa cosa e cedo la parola al professor Carocci. Grazie mille, grazie per aver pensato a me. Avete sbagliato perché io non sono adatto a presiedere e introdurre un panel come questo. Quindi farò poche considerazioni. Devo dire, una prima considerazione è di apprezzamento perché essendo stato coordinatore per 6 anni di un dottorato, sono rimasto colpito innanzitutto dalla efficacia espressiva delle relazioni e anche nella loro forma retorica, che è una cosa su cui insistevo sempre molto con i dottorandi e che in questo caso sembra pienamente raggiunta. La seconda cosa che mi ha colpito delle relazioni è anche il livello di maturità che scientifica che tutte mostrano, sia naturalmente non allo stesso, non in maniera uguale, però colpisce in tutti. C'è una terza cosa che mi ha colpito e riguarda più in generale il seminario, questo convegno, questo incontro, vale a dire che i dubbi che io avevo quando ero stato invitato sulla efficacia euristica dello strumento di sobbedienza, del concetto di sobbedienza.
Ecco, almeno da questa giornata, a me pare che i dubbi me li devo rimangiare, perché è stato uno strumento, questa idea, questo concetto di disobbedienza, almeno in due relazioni, quella della di Briasco e della Bischetti, è proprio al cuore dei loro interventi, ma anche nell'intervento sull'Accademia Romana della Dessì, anche lì ha un effetto, come dire, dislocante, che quindi ha aiutato Alessia a vedere cose che altrimenti forse non avrebbe visto. Ciò detto, è chiaro che il problema dialettica disobbedienza è massima nel caso di Galeazzo Maria e Bianca Maria Visconti, Galeazzo Maria Sforza e Bianca Maria Visconti. Qui c'è tutta una casistica di possibili elementi di disobbedienza, di un figlio verso la madre, poi di un figlio verso la duchessa madre e infine di una madre nei confronti del figlio duca. Quindi abbiamo, come dire, il repertorio completo, ma questa dialettica gerarchia obbedienza autonomia di scienza è anche al centro dell'intervento sugli Orsini della Bischetti. Allora, io posso dire, dirò per introdurre solo poche cose, diciamo, iniziando in ordine, seguendo l'ordine delle relazioni. Allora, iniziando da Briasco. Allora, le lodi le ho fatte a tutti, non le ripeto. Quello che mi domandavo qui e su cui vorrei un'integrazione è il problema, diciamo, se siamo in grado di contestualizzare un po' meglio il problema del potere delle donne nelle strutture politico-territoriali in mutamento e in assestamento che sono tipiche del secondo 300, della fine del 300 e della prima metà del 400, lunga intesa. Perché, come ha mostrato Decapitate di Jean-Claude Mervighier, no? Il libro di Decapitate di Jean-Claude Mervighier, ecco, qui c'è un momento specifico di diciamo costellazione politico istituzionale territoriale che attribuisce alla donna ruoli, poteri, potenzialità e anche pericoli e anche rischi che poi dopo non vi saranno più e prima non vi erano. E quindi diciamo l'invito è a introdurre anche questo aspetto nell'analisi di questo singolare rapporto di obbedienza e disobbedienza mutuato ai tanti livelli che abbiamo visto. Per la Accademia Romana, ecco, io qui dichiaro che Alessia, io sono particolarmente incompetente su argomenti sull'umanesimo romano e sui cambiamenti, ecco. So e ho visto guardando chi sono i membri che c'è di ben più esperti qui che possono intervenire, l'invito a intervenire su questi aspetti più squisitamente storico-culturali. Io faccio solo una notazione relativa al tema proprio della disobbedienza. Ecco, e allora qui diciamo va detto, e mi baso anche sugli studi di Amedeo De Vincentis, che non ho visto citati in bibliografia, eccetera, i quali Amedeo De Vincentis, penso, sia dei suoi studi in generale sul problema della discontinuità del potere pontificio, sia poi ha proprio un articolo nell'Atlante storico della letteratura italiana dedicato proprio al caso degli accademici che sono arrestati e tenuti a Castel Sant'Angelo. Allora lui qui insiste molto sul fatto che queste cose sono collegate alla
discontinuità particolare che caratterizza lo Stato pontificio, il potere pontificio. Questa discontinuità particolare che in ambito degli intellettuali, in ambito degli studiosi, si manifesta in, come poi è scritto in un altro libro, Battaglie di memoria, in un problema di rivendicare memorie dei papi che li avevano protetti e anche tuttavia in antagonismi con i successori. Del resto anche Platina come ricordava lei nel 1464, come dire, si comporta come si comporta e come va. Allora ecco, c'è questo aspetto qui che va aggiunto viceversa a preoccupazioni più e a contrasti più di natura culturale e religiosa, questo rapporti con la cultura classica interpretate in modo che, come dire, che odorava di eresia e che poi appunto il vescovo di Zamora, Sanchez de Arevalo, poi come dire, Platina, mentre dentro Castel Sant'Angelo, sotto la sua custodia, deve scrivere De falso ac vero bono, cioè questa banalissima confutazione della dottrina epicurea, eccetera, eccetera. Ecco, quindi come dire, unire a questa analisi più storico-culturale anche una riflessione sul tema della disubbedienza che in ambito culturale è connessa a questa continua discontinuità di protettori culturali, di referenti culturali che caratterizza il mondo romano e lo differenzia da altri mondi. Questa è l'unica notazione che nella mia pochezza posso fare. Allora, viceversa per Claudia, ovviamente qui sono più sui miei campi. A suo tempo seguì anche una tesi sul carteggio di Virginio Orsini, tesi di dottorato, e quindi io mi sono divertito moltissimo a leggere e ascoltare il contributo. Tante cose, diciamo, sempre io sono rimasto stupito e mi fa piacere che questo, mi sembra che si stia ultimamente un pochino colmando di questo baratro, di questo vuoto che c'è sui baroni del 400. C'è il libro di Alessandro Serio, ci sono gli studi della Shaw, ma non c'è molto e soprattutto mancano studi che si incentrano, che guardano dall'interno la famiglia. Detto questo, quindi la mia grande gioia che ci sia qualcuno che finalmente lavora su queste cose, va detto cosa possiamo dire. La prima cosa che io direi è che a noi, Claudia, è molto chiaro, magari agli altri può non essere così chiaro, che quando noi, parlando degli Orsini del 400, usiamo parole come famiglia, come casato, eccetera, usiamo in realtà dei termini inadeguati. Usiamo dei termini inadeguati perché stiamo parlando di individui ormai legati da relazioni di parentela che a volte sono remote. Io una volta ho contato, si va oltre il decimo grado di parentela, cioè sono relazioni che da un punto di vista biologico non esistono, d'accordo? Eppure sono individui coscienti di costituire un organismo a base familiare e non solo a base familiare, perché qui c'è tutto il problema, anche questo sottovalutato, no, la Shaw l'ha studiato, del ruolo di fazione di questi gruppi. Allora, comunque, gli individui che costituiscono, sebbene biologicamente legati da nulla, se non magari da matrimoni successivi per rinforzare la solidità interna, allora, eppure sono coscienti di costituire un organismo a base familiare. E allora, qui, secondo me, e vedo, sollecito nordici che vedo collegati, mi sembra che siamo di fronte a una versione molto particolare di quelle singolari strutture di solidarietà politica che sono tipiche proprio dell'Italia del Rinascimento. Penso ad esempio a queste fazioni della Lombardia, queste fazioni che collegano famiglie,
città, campagne, che sono sempre questo bisogno di creare queste strutture di solidarietà politica presenti. Certo, qui però siamo di fronte a una realtà singolare, perché è innanzitutto una struttura che si pone su base parentale. A questo punto io ho subito una domanda, farei io la prima domanda alla dottoressa Beschetti, vale a dire, lei ha giustamente richiamato che quelle che avevo individuato come gli elementi basici del sistema di successione restano intatti. Però qui c'è una novità, queste adesso il problema della successione non riguarda più solo castelli, case, terre, il problema della successione riguarda anche il ruolo di capofamiglia, il ruolo di capocasato, che è un patrimonio immateriale, no? Si avrebbe detto Levi, no? È una presenza carismatica. Allora qui è, diciamo, se io penso al periodo che ho studiato io, questa presenza carismatica poteva essere svolta dai cardinali. Adesso si basa viceversa sul ruolo di condottiere, eccetera, eccetera. Però ecco, come viene trasmessa questa presenza carismatica? Questa potrebbe essere una domanda da porre, eccetera. Ecco, io per introdurre mi sono limitato a queste poche osservazioni e a questo punto immagino, Giovanni, che sia io che a questo punto presiedo la discussione. Come vuole, professore, assolutamente. Cioè, possiamo far fare un primo giro di risposte ai tre, o se vuole aggiungere subito, come vuole. No, facciamo fare. Io direi facciamo delle altre domande. Io in fondo di Allora, altre domande. domande, perfetto, visto che ha chiamato in causa i nordici. Penso che i relatori siano in grado di memorizzare le osservazioni che hanno fatto loro e mettiamole insieme a quelle che faranno gli altri. Assolutamente, può gestire assolutamente lei, a suo piacere. No, scusami Giovanni, è meglio se la gestisce lei perché io non ho controllo. Va bene, Allora, allora. vediamo. Io parlo e lei agisce nel dare la parola. Marcello Simonetta chi dice, ho domande ma non so se sono nordico. Marcello, tu sei nato a Pavia, quindi per sangue sei nordico, prego. E possiamo usare la manina per prenotarci o la chat? La manina è più efficace. Marcello, prego. Ok, allora, grazie a tutti, è stata una sessione molto interessante. Lasciamo le lodi che sono inutili anche se meritate. Cercherò di fare delle domande rapide, perché ci sarebbe veramente molto da discutere. Per Matteo vorrei chiedergli di complicare questo quadro molto ben delineato a livello non solo politico, ma direi anche psicologico, di Galeazzo Adolescence. Siccome citi un mio tenato Giovanni Simonetta, mi permetto di complicare il quadro con una domanda molto precisa, cioè qual è il ruolo di Cicco Simonetta in questa storia? Non è un ruolo semplice. Tu hai, diciamo, implicato che Cicco fosse decisamente dalla parte di Galeazzo. Questa è una cosa che vorrei che tu spiegassi un po' meglio, perché ci sono evidentemente delle implicazioni, soprattutto a livello di gestione della cancelleria. Per Alessia, diciamo che il discorso sarebbe ancora più complicato. Si parla appunto di una congiura. Diciamo di congiure mi occupo da un po' di tempo, ma questa è una di quelle da cui mi sono tenuto lontano perché l'ho sempre considerata molto difficile da definire. E anche la parola congiura, secondo me, è quasi non appropriata. Diciamo, suggerimento, anche proprio la curiosità che avrei. Io recentemente, proprio nella rivista del Dipartimento della Sapienza, ho fatto un intervento sulla cosiddetta congiura dei cardinali del 17. La mia tesi, in una parola, è che non è una congiura, è una montatura da parte del pontificato di Leone X, che ha degli scopi molto precisi, politici e finanziari, per eliminare completamente questa, diciamo, fronda di una parte del collegio cardinalizio.
mi domando se questo schema in qualche modo può essere diciamo, considerato valido anche in questo caso, in rapporto appunto al ruolo, però bisogna capire qual era il potere effettivo che questi cardinali, scusa, questi umanisti rispetto ai cardinali, evidentemente un potere ce l'hanno, potessero avere. Per Claudia sono molto, come dire, contento anch'io che ci sia qualcuno che si occupa degli Orsini del 400, che sono un po' delle cenerentole della bibliografia. Anche lì spero che avremo occasione di parlarne, perché ho passato parecchio tempo a occuparmi di questi, anche proprio dell'archivio capitolino, dove ci sono cose meravigliose che nessuno ha mai studiato. Una curiosità proprio egoistica, cioè sapere se ti stai occupando anche di Alfonsina, così come, diciamo, il giovane Galeazzo mi interessa per certe ragioni, la giovanissima Alfonsina, che evidentemente poi ha una carriera, come dire, molto rilevante, mi interessa per altri. Quindi se in questi ardori orsiniani c'entra anche la ben ardimentosa Alfonsina, e qui mi taccio. Grazie. Grazie, grazie a te Marcello. Tre domande per te. Prego, professor Carocci. Un altro paio di interventi e poi di fare un primo ciclo di risposte. Sì, assolutamente. E appunto io chiedo chi vuole intervenire. Ho visto Lazzarini che aveva alzato la mano. Assolutamente. Anche il dottor Riedi, ma posso la professoressa Lazzarini prima, perché magari si connette meglio alle questioni in ordine. Prego, professoressa. Poi passo a scherzo. Anch'io, rapidissima, ho trovato estremamente interessante non solo le singole relazioni, ma anche questo quadro, con questo ventaglio complessivo. Mi scuso per non essere stata presente le volte scorse, ma purtroppo di questi tempi ci abbiamo ogni sorta di cose. Direi, più che domande specifiche, un paio di considerazioni. Sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Sandro all'inizio, cioè questi discorsi legati al problema dei rapporti più o meno conflittuali all'interno delle dinastie, dei lignaggi, di queste forme parentali ormai in parte istituzionalizzate, devono tenere conto assolutamente del ruolo delle donne, che si configura talora come obbedienza. L'avevo accennato rapidamente anche lunedì, avevamo detto, poi ne riparleremo, non abbiamo più avuto occasione. Si configura in parte come un potere esercitato concretamente e sempre più configurato nella pratica di governo, cioè questa gente che detta lettere di carteggio, che compie una funzione di controllo amministrativo del ducato, del marchesato o della grande casa quotidianamente, e che peraltro configura anche come una disobbedienza, o può essere letto come una disobbedienza nel momento in cui viene a contrasto, nei momenti di passaggio della forma ufficiale, che è quella della tutela, della reggenza, si può configurare come una disobbedienza. Quindi sicuramente, cioè tra la seconda metà del 300 e il secondo 400, queste principesse hanno tutta una serie di prerogative, che peraltro su un ventaglio di situazioni che vanno dal formalizzato all'informale, e quindi potenzialmente disobbediente, insomma. Questo gioco, che è anche poi il gioco che si complica sulla questione delle congiure interne alle dinastie, delle congiure, adesso non quella degli accademici romani, su cui anch'io so solo quello che ho letto sulle cose di Amedeo De Vincentis, ma voglio dire, tutta questa serie di congiure dinastiche che da un certo momento poi sconvolgono gli assetti parentali. Gli italiani hanno poi appunto in parte queste radici. Sulla questione specifica della maggiore età di Galeazzo Maria, io poi appunto non sono un'esperta sforzesca a pieno titolo, me ne sono solo occupata. Lì la questione è complicata, nel senso che ci sono varie possibili maggiori età che vengono considerate, dai 14 ai 20 ai 25. Qui è chiaramente questo rifarsi o meno alla maggiore età giuridica una questione politica, cioè è una prova di forza tra le varie interpretazioni possibili. Per cui appunto sì, lì chiaramente c'è solo tutt'altro, e poi questa è solo una delle cose.
La questione di questi grandi lignaggi romani, non sappiamo niente neanche peraltro dei grandi lignaggi regnicoli, Sandro, cioè non sappiamo niente per via dei Sanseverino, quindi sì, meglio che qualcuno ci lavori sopra. Mi fermo qui, erano solo dei commenti. Grazie, grazie professoressa Lazzarini. Allora, abbiamo due questioni, quindi direi di farle tutte e due. E, dottor Francesco Rieli, prego. Sì, grazie per gli interventi interessanti, anche per le domande. In particolare mi riferivo alla questione posta dal professor Carocci sul concetto di famiglia allargata o meno, e sui rapporti parentali di queste famiglie romane. Mi è sembrato di trovare un parallelo con quella che è la realtà romana tra decimo e undicesimo, e in particolare quello che è stato affermato da Tuber, quando si riferiva appunto ai Crescenzi, ai Tuscolani, a queste grandi famiglie aristocratiche del X secolo. Lui parla di clan familiari, cioè persone singole con rapporti più o meno familiari con altre persone, ma anche clientes, gente che comunque è legata a questi personaggi di alto spicco che continuano ad avere rapporti familiari, ma che in realtà poi di base, certo, per il X secolo è molto più difficile capire quali fossero i rapporti familiari tra questi elementi. Però il concetto di clan familiare, secondo me, si può, non so, tendenzialmente potrebbe adattarsi più a quella che potrebbe essere la famiglia Orsini. Tutto qui. Oh, grazie Francesco. E professore Ascheri, prego. Grazie a tutti, mi complimento naturalmente, mi unisco ai complimenti, proprio due notazioni proprio del tutto marginali. Marcello mi ha fatto venire in mente a proposito di Coniurazio, ecco, lì si equivoca facilmente, anche su Siena io ho la testimonianza diretta di una Coniurazio del 1450, che non era una congiura, era una co-iurazio di più persone che si mettono assieme, ma che vogliono farlo sapere che hanno fatto questo giuramento. Cioè è una co-iurazio atto politico per mettersi sulla piazza politica e far sapere che c'è un gruppo Intermonti e vuole certe cose. È una specie di manifesto politico, la co-iurazio in quel caso. Non segreta, e questa è la cosa, credo, abbastanza, interessante. Per quanto riguarda queste cose familiari, ricordo sempre l'importanza dei fideicommessi. Ecco, questa è una di quelle cose che bisogna assolutamente leggere con molta attenzione, perché dalle sostituzioni fideicommissarie praticamente si determina, come chi conosce questi documenti, che diventano sempre più importanti dal 400 in poi, dalle sostituzioni si vede il tipo di preferenze accordate a determinati rami, insomma. Ecco perché il clan va più da una parte anziché più dall'altro, perché diventano delle specie di affidamenti. Anche lì è una specie di manifesto, anche il fideicommesso, che dice dove vorrei che la mia famiglia tra 100 anni fosse, da che parte fosse la ricchezza delle nostre famiglie. Quindi quello è un dato, credo sempre da tenere presente. Poi, disobbedienza, solo mi unisco semplicemente alla curiosità sugli Orsini, perché ho seguito un po' quella mostra di 2 anni fa dell'estate del 19 su Niccolò III, e ho visto che lì la disobbedienza era la regola all'interno di questi Orsini che erano interessati a quel giro di Niccolò. Disobbedienza tra di loro e disobbedienza con le potenze con cui erano legati, insomma. Questi trattati non venivano, vabbè, la Sciò l'aveva naturalmente già visti, ma ho seguito un po' queste cose con Siena, ad esempio, era un continuo rinegoziato, ecco, era una specie di renziani del tempo, insomma, no, che buttavano in continuazione
nuove cose sulla bilancia e tentavano di raccogliere, e credo che spesso raccogliessero, insomma, perché soprattutto con poteri deboli come erano quelli di Siena. Scusate, era proprio una intrusione soltanto e un saluto. No, grazie a lei, professore, anzi grazie anche per aver ricordato una cosa simpatica al contempo antipatica, diciamo, che ci ha fatto da controprogrammazione ieri pomeriggio, meno male stamattina no. E niente, allora direi che per un giro di risposte, allora, prego Matteo Briasco. Tutti, diciamo, rispondete bene, ma in modo che magari facciamo un secondo giro se ci sono altre questioni. Scusa Francesco, posso interrompere un attimo ancora? Mi sono dimenticato. Sì, ha da aggiungere meglio subito che dopo. Ho perduto qualche minuto della relazione sull'Accademia. Ecco, quella svolta autoritaria assolutistica di Pio II, no? Che poi mi pare alimenti, entro in un settore in cui non so niente praticamente, ma solo per aver sentito. Ecco, c'è un nuovo interesse, una riflessione sui poteri dei cardinali, no? Ci sono dei trattati che vengono fuori praticamente proprio dopo la svolta. Ecco, mi chiedo, ci sono rapporti con quelle riflessioni accertati o no? Ecco, non so, quelle cose tipo il trattato sulla Repubblica di Patrizi, che era proprio del giro, no, di Pio II e che ebbe grande diffusione, appunto. Ecco, mi chiedo, ci sono, a parte i grandi modelli dell'antichità, diciamo, ma ecco, c'è anche qualche relazione con qualche filone culturale sviluppato in quegli anni? Proprio da ignorante, domanda da ignorante. Grazie professore. Allora, Matteo, prego. Eccomi, allora, risponderò nell'ordine ringraziando tutti quanti si sono espressi, insomma, con lodi nei nostri confronti. Rispondo prima al professor Carocci sul problema della contestualizzazione del potere delle donne nelle strutture in assestamento. Io mi limiterò, per quello che mi compete, a parlare del XV secolo, anche perché retrocedendo io non ho casi di studio su cui mi sono occupato personalmente o su cui abbia visto le fonti. Per quanto riguarda il XV secolo, in Italia sappiamo tutti è un momento di rielaborazione delle strutture politiche, è un momento in cui il potere politico è sostanzialmente pattizio. Nelle donne questo è ancora più evidente, perché si muovono in un contesto difficile e hanno autorità solo quando questa autorità è concessa, riconosciuta, lasciata dall'elemento maschile del potere. Nel caso di Bianca Maria Visconti, lei ha modo di, come ha affermato Cuvini in un bellissimo saggio, mi pare del 2008, ha modo di costruire quasi dal nulla il ruolo di duchessa di Milano, perché non aveva, se si esclude Beatrice Regina della Scala, che però risale a più di 70 anni prima, non aveva dei modelli a cui rifarsi. E lei ha modo di costruire un potere fondato sulla mediazione, perché è moglie di Francesco Sforza, e perché Francesco Sforza ottiene il potere sostanzialmente con le armi, ma grazie al matrimonio con lei, ed è grazie proprio al matrimonio con lei che lui può, e grazie all'aiuto di lei che lui può costruire una vera e propria rete di relazioni nel Ducato. Quindi introducendo il marito nel complesso sistema politico lombardo del XV secolo, Bianca Maria si ricava questi spazi, che poi le permettono di lavorare, se non in autonomia, certamente con l'appoggio e l'apprezzamento di un marito. Quando poi subentra il figlio, questo sistema viene a mancare, e lì subentra appunto la situazione pericolosa, perché appunto io ho sostenuto che Bianca Maria non sia stata avvelenata, però è certo che lei temesse per la sua vita e che nella scena politica italiana degli anni 60 si temesse per la vita di Bianca Maria. Su questo non ci sono dubbi, abbiamo decine e decine di attestazioni. In altri casi, e penso per esempio a Eleonora d'Aragona, il lavoro in armonia con il marito e nella stima del marito permette a una donna di sviluppare sprazzi autonomi
di vero potere, di vera autorità e influenza riconosciuta a livello internazionale. Un altro caso è, ma qui c'è la professoressa Lazzarini, quindi non dico nulla più del nome per non rischiare di essere ripreso, ma è Barbara di Brandeburgo, moglie del marchese di Mantova, anche lei appunto poi in strettissimo rapporto epistolare con Bianca Maria, e anche lei, insomma, membro autorevolissimo della scena politica, tant'è che i corrispondenti mantovani da Milano scrivono al marchese, ma scrivono anche a lei, aggiornandola su tutta una serie di situazioni che erano di suo interesse. Casi opposti, verso la fine del 400 abbiamo la povera Isabella d'Aragona, moglie di Gian Galeazzo Maria Sforza, che sostanzialmente, pur avendo una formazione tale da poter in teoria influire nella politica del Ducato, viene messa in ombra insieme al marito da Ludovico il Moro, per cui è costretta a rinunciare a qualsiasi possibile spazio di autonomia e di autorità per non rischiare di essere in pericolo. E un altro caso, e qui è interessante perché è un caso in evoluzione, è il caso di Ippolita Maria Sforza a Napoli. Quando Ippolita Maria Sforza arriva a Napoli, dapprima è messa in ombra da Ferrante e dal marito Alfonso. Poi viene addirittura, non voglio dire maltrattata, ma quasi, nel senso che a un certo punto lei viene costretta a congedare tutto il suo seguito di Lombardi, non le viene più riconosciuta la provvisione, quindi viene lasciata sostanzialmente in povertà, tant'è che deve indebitarsi più di quanto non fosse già indebitata. E poi Ippolita riesce, grazie alle sue qualità e all'esempio che aveva nella madre, dal quale attinge a piene mani, riesce a ricavarsi, sempre attraverso la mediazione, spazi di influenza che poi la porteranno a partire dal 1475 a essere in primo luogo presa in considerazione per una possibile reggenza per il figlio Ferrandino, in un momento in cui sembra che Ferrante e Alfonso stiano per venire a mancare a causa di un'epidemia, e poi a ricoprire quel ruolo che ben si conosce di mediazione durante la crisi di successione del Ducato di Milano e durante le trattative a Napoli tra Lorenzo il Magnifico e Ferrante d'Aragona in occasione della fine della Guerra dei Pazzi. Per cui siamo sempre nello spazio della mediazione, che può essere pericolosa nel caso in cui ci sia un'opposizione del potere maschile corrispondente, ma che invece può essere anche fruttuosa e importante nel caso in cui gli uomini della famiglia, gli uomini del potere, si rendano conto dei vantaggi che si può ottenere dall'aiuto, ecco, che si può ricevere da una figura femminile importante e formata, soprattutto formata. Queste sono tutte donne che ricevono una formazione simile a quella dei loro fratelli uomini. Si potrebbe anche parlare del caso di Yolanda di Francia, Violante, che dir si voglia, in Savoia, dove lei ha la reggenza per il marito Amedeo IX, che si disinteressa completamente del mondo della politica, viene attaccata militarmente da Filippo Senza Terra e viene difesa dal re di Francia, suo fratello, per cui lì abbiamo ancora un caso diverso, cioè una reggenza che resiste grazie all'appoggio di un potente vicino estero, all'attacco di un individuo maschio che quindi avrebbe potuto cercare di strappare la reggenza. Matteo, facciamo rispondere anche gli altri. Hai citato il mio amato Filippo Senza Terra, quindi io ti dovrei perdonare, ma non posso perché ho un ruolo così. Per cui diamo la parola anche ad Alessia De Sì. Sì, quindi allora... mi taccio, insomma. Se vuoi aggiungere qualcosa di determinante per le risposte, scusa. No, perché devo rispondere poi anche al professor Simonetta, però se ho parlato troppo... insomma, allora, 45 secondi. 45 secondi. Ah, il caso di Cicco è complesso, io ho dovuto semplificarlo terribilmente durante la relazione e lo semplificherò terribilmente anche adesso. Cicco non si schiera subito con Galeazzo, si mantiene inizialmente in una situazione ambigua in cui cerca di mediare. Questa mediazione lo fa cadere terribilmente in disgrazia agli occhi del Duca. Ed è forse anche per questo che poi nel 67, durante la campagna appunto in Romagna, Cicco diventa il direttore d'orchestra di quella che si forma come cancelleria del Duca Galeazzo,
ed è in quel momento che fa una scelta di campo precisa, quindi non prima della primavera del 67. E, in questo influisce il fatto che Cicco Simonetta sostanzialmente è filoangioino, come è guelfo come orientamento politico personale, e Biancamaria invece è irriducibilmente ghibellina, e Galeazzo si identifica a un certo punto come guelfo quando fa la scelta decisa come filo francese. Quindi ecco, queste poche parole. Comunque Simonetta si lasciano le porte sempre aperte, perché invece abbiamo Giovanni Simonetta che rimane vicino alla duchessa, anche fisicamente, pur in corrispondenza con il duca, e soprattutto in corrispondenza col fratello, c'è uno fitto scambio di corrispondenza. Con questo mi taccio, insomma, lascio spazio agli altri. Scusate se ho parlato troppo. Ti preoccupare. Alessia De Sì. Sì, eccomi. Allora, mi unisco ai ringraziamenti per i complimenti ricevuti. E accolgo con piacere gli spunti di riflessione che mi sono stati fatti e che sicuramente avranno modo, diciamo, di essere approfonditi successivamente nel corso delle mie ricerche. Premetto che non è una giustificazione, ma devo dire che affrontare il tema, come poi è stato anche un po' riconosciuto, quello della congiura degli accademici, in generale dell'Accademia Romana, soprattutto da chi proviene da una formazione come la mia storico-artistica, è stato abbastanza complesso, cioè ti ritrovi a studiare storia, letteratura, storia culturale, di tutto, poi devi cercare di applicare queste conoscenze in realtà l'obiettivo della tua ricerca, che nel mio caso particolare era capire se queste dinamiche avessero poi un'influenza nelle committenze artistiche. Quindi accolgo appunto di nuovo con piacere questi spunti di riflessione e tendo a rispondere ovviamente con un accento soprattutto storico-artistico. Mi riferisco soprattutto alla domanda del professor Simonetta, quale potere avevano questi umanisti. In realtà credo che non ci fosse un'intenzione di eliminare i cardinali, cioè i cardinali a cui loro si riferiscono, possiamo conoscerli appunto da questo carteggio che è stato molto studiato, sono vari e sono anche abbastanza importanti e influenti anche nell'ambito della curia, soprattutto di Paolo II. Vediamo appunto, io ho studiato in particolare Marco Barbo e Giovan Battista Zeno, che erano due familiari di Paolo II, che però si pongono, almeno dal punto di vista appunto delle committenze artistiche, in una prospettiva buona, diciamo, nei confronti degli umanisti. Quindi bisognerebbe appunto comprendere effettivamente quello, il tema della congiura dell'Accademia è una tematica che secondo me non è stata ancora ben compresa e appunto sarà forse per la mancanza di questi, si dice sempre per la mancanza di questi atti ufficiali dei processi, però effettivamente bisognerebbe inquadrarla meglio da un punto di vista storiografico, capire meglio effettivamente per quale motivo sono poi rimasti 12-13 mesi in carcere, nonostante le accuse caddero nell'aprile del 68, quelle per la congiura vera e propria. L'idea che mi sono fatta io appunto è quella che poi ho cercato di esporre, cioè di una differenza sostanzialmente nella concezione proprio stessa di ricerca storico e in qualche modo anche archeologica, differenza appunto con quella che aveva Paolo II, che però poteva essere invece più simile a come alla concezione che avevano invece alcuni cardinali. Quindi ritengo, ma questa è una mia opinione completamente personale, che appunto può essere obiettata, che questi cardinali ebbero sostanzialmente un ruolo cardine nella scarcerazione. Però appunto spero anche in comunione con altri studiosi sicuramente più competenti nelle parti storiche rispetto a me di risolvere queste questioni, e vi ringrazio. No, grazie a te Alessia, complimenti. Claudia, allora, anche tu c'hai tante domande, prego, poi penso ce ne siano qualcun'altra dopo, quindi vai. Il microfono, Claudia.
Me lo dimentico, non posso fare niente. Cerco di rispondere brevemente. Per quanto riguarda la questione famiglia, clan, casato, è stato effettivamente un mio problema e credo che lo sarà ancora per lungo tempo. Io non so, non mi sento tranquilla ad usare clan come espressione. Non mi piace, non è, mi sembra anacronistico, devo verificare delle cose ancora. Uso famiglia perché non posso neanche usare consorteria, perché non è una consorteria. La consorteria è una parentela fittizia. Per quanto sì, è vero, sono imparentati alla lontana, però guardando bene le genealogie, studiandole attentamente, si vede che c'è un continuo ricreare la parentela. È ovvio poi che ci sono rami più vicini tra di loro. Io ho citato quello di Monterotondo perché Monterotondo è veramente imparentato moltissimo con il ramo di Bracciano. Ci sono 3 matrimoni nella generazione di Napoleone Orsini che sono importanti. Mentre invece, ovvio, non c'è la stessa vicinanza con il ramo di Gravina o di Nola. Ecco, la congiura dei baroni napoletani mi sembra veramente un fatto esemplare in questo senso, perché il pretesto di Ferrante per scatenare un po' questa guerra con i baroni, per venire a patti con questi baroni, è proprio l'arresto di alcuni giovani orsini. In questa guerra però gli orsini non si schierano con la famiglia, nonostante fossero arrivate lettere in cui venivano pregati di farlo. Quindi sì, è un ragionamento molto molto complesso e va studiato meglio la vicinanza tra questi personaggi. In tal senso, ecco, a me è stato utile leggere in chiave della disobbedienza appunto i loro rapporti. Per quanto riguarda il carisma, è vero, il carisma è immateriale, quindi Gentil Virginio ha questo carisma che gli viene dall'esterno, e quindi lui in realtà è anche portato a credere di poter porsi come capo della famiglia. La verità è che la famiglia un capo non ce l'ha e non vuole neanche averlo. Non è interessata alla gerarchia, non preferisce un potere plurale che non soffochi le aspirazioni individuali dei vari personaggi, anche perché hanno ovviamente molto da guadagnare. Cappelli cardinalizi, sono vescovi, sono condottieri, insomma, non possono e non vogliono avere una gerarchia. Quando muore Gentil Virginio, il figlio Gian Giordano, a mio parere, non ha lo stesso carisma assolutamente, ce l'ha però la seconda moglie di Gian Giordano, che è Felice della Rovere, che eredita un po' tutta la macchina amministrativa di Gian Giordano e precedentemente di Gentil Virginio, e ha oratori sparsi praticamente in tutta Europa. Quindi se proprio si può vedere appunto un successore nel carisma, penso che sia questo personaggio, perché poi questa Felice della Rovere eredita effettivamente tutto quanto da Gian Giordano. Rispondo al professor Simonetta, apprezzo molto la domanda, mi sono occupata di Alfonsina recentemente, è un personaggio tra l'altro a mio dire geniale, ed è l'esatto opposto tra l'altro di Bianca Maria, perché lei, diciamo, non tanto di Bianca Maria ma quanto il figlio di Alfonsina, è l'opposto di Galeazzo Maria. Galeazzo Maria non ascolta la madre, fa una pessima fine, mentre invece Lorenzo de' Medici ascolta molto Alfonsina, la segue come sua consigliera, la vuole, la desidera in ogni momento accanto a lui, e purtroppo io ho cercato di trovare appunto documentazione su Alfonsina giovane, però non l'ho trovata. In generale trovo molto poco sull'infanzia degli Orsini. Ho accennato al fatto che gli Orsini, che in generale, ecco, questo non riguarda solo gli Orsini, fino a che sono vivi i padri, i figli sono molto silenziati, sono molto in silenzio. Se hanno un ruolo politico lo fanno di soppiatto. Per esempio Gentil Virginio fa la spia durante la guerra della congiura dei pazzi per Lorenzo de' Medici, nonostante militasse sotto le insegne della Chiesa, perché il padre milita sotto le insegne della Chiesa. Quindi non ho trovato molto, e in generale non ho trovato molto fino a quando lei non diventa vedova. Quando lei perde il marito inizia a dispiegare una azione politica autonoma, e quindi ho veramente molti riscontri della sua personalità. Sulla sua giovinezza non so nulla, non so neanche se effettivamente vivesse a Napoli o a Roma.
Quindi, e poi in generale la documentazione che riguarda il padre di Alfonsina, Roberto, non è molto conservata, però io conto che la lettura del carteggio di Gentil Virginio mi dia qualche informazione in più. Rispondo al professor Ascheri, la disobbedienza alla regola. La disobbedienza non credo sia la regola, nel senso, questo intervento può sembrare, può portare fuori strada, era un po' una mia paura questa. La famiglia Orsini, e questo lo dice Christine Shaw, lo dice Franca Allegrezza, insomma lo dicono i pochi che se ne sono occupati, era molto unita. C'è una solidarietà estrema, soprattutto per esempio nell'attività commendatizia, questo si vede, e tutti si considerano appartenenti alla stessa famiglia, non è un'identità solo di superficie, è molto più profonda. Fermo restando però che appunto, come ho detto, non essendoci una gerarchia, non c'è una dinastizzazione, non c'è nulla di simile, hanno talmente tanto da perdere per il potere che possono esplicare, che è un potere plurale, che non si possono permettere di avere una gerarchia, a mio dire. Di conseguenza la disobbedienza c'è quando si reputa, appunto, quando si vuole interrompere questa gerarchizzazione, ma anche quando, nel mio intervento è comparsa molto spesso la parola onore. È una cosa molto importante questa, quando c'è una si sentono lesi nell'onore, come per esempio il caso di Paolo Orsini, che dice: io non sono nato libero, non voglio fare lo schiavo di Gentil Virginio. Quindi in quei casi c'è disobbedienza, ci deve essere. Non mi posso soffermare sui vizi commessi perché vedo che il dottor Contella ha aperto il microfono. Di una cosa, non ci sono ancora prenotazioni, quindi di qualcosa sui vizi commessi. Sì, dunque io di Fede Commessi nel 400 ho visto appunto le pergamene della famiglia, non so se le ho viste tutte perché non potendo andare in archivio ho visto solo quelle che sono digitalizzate, non ho trovato Fede Commessi. In generale la tendenza è questa, c'è una divisione in parti uguali dei territori, e dei feudi e delle signorie, ciò che invece viene tenuto pro indiviso sono i palazzi a Roma, i palazzi romani, perché quelli sono il simbolo del potere, non vanno mai venduti, mai assolutamente, e li devono condividere, quindi ne condividono anche gli spazi. Questo è importante ragionare su questo, secondo me. Quindi sì, grazie per la domanda, e in realtà sì, vorrei verificare anche io, trovare qualcosa in questo senso nell'archivio di famiglia. Grazie. No, grazie a te Claudia. Aggiungo solo su Fede Commessi questo, che se n'è tanto occupata la professoressa Visceglia e magari potrebbe aver trovato in copie di fine 500, primo 600, magari qualche riferimento a Fede Commessi precedenti. Quindi anche magari se non, ove non si trovasse, una eventualità di pista potrebbe essere chiedere a lei se ha qualche suggerimento. Io non ho trovato neanche divisioni di... dopo il testamento del padre ai figli, poi non trovo divisioni dell'eredità tra i figli, quindi è una cosa che posso solo supporre, non ho trovato queste divisioni. Gentil Virginio e Roberto detengono insieme tutto quello che hanno, poi certo Roberto muore, quindi Virginio ovviamente ha questo anche un è a capo solo, quindi questo. No, bene, grazie Claudia. Allora, Matteo Briasco ha alzato la mano, se qualcun altro si vuole prenotare lo faccia. Prego Matteo. Ecco, allora io ho una domanda per Claudia, poi in realtà anche mi sono reso conto che non ho risposto o comunque in qualche modo interagito con quello. Vai, non ti preoccupare, fai insieme. Lazzarini. Per la questione poi faccio la domanda per Claudia, brevissimamente sulla questione della maggiore età, io sono convinto in realtà che, essendo di fatto poi alla fine la dominazione sforzesca nei primi anni fino a Ludovico il Moro di fatto illegale, perché non c'è una legittimazione imperiale, parlare di maggiore età appunto è un escamotage anche da parte degli storici che se ne sono occupati per in qualche modo spiegare una situazione particolare come quella di questa correggenza. E ho parlato dei 25 anni del diritto romano perché Galeazzo ne ha 22, quindi quella è l'unica età in cui può essere ancora minorenne.
Però appunto si tratta sempre, sì, di questo sono molto d'accordo, si tratta sempre di riconoscimento pubblico e privato di un'autorità e di chi la detiene. E questo si avviene tramite lo stabilizzarsi e modificarsi dei rapporti di forza tra le parti. E su questo mi taccio e faccio la domanda a Claudia. Mi pare di ricordare la presenza di bambini orsini assegnati lungo e largo per l'Italia. Ora non ricordo neanche esattamente da dove mi ricordo questa cosa qui, ma e mi sono chiesto, è possibile che questi bambini fossero una sorta di come posso dire, garanzia di obbedienza? E poi un piccolissimo, brevissimo commento sulla condotta del cardinale che passa dalla parte del Papa e viene in qualche modo ripudiato dalla famiglia. Quella dei cardinali era una condizione delicatissima in quegli anni lì, soprattutto se ti trovi dalla parte opposta. Per esempio, Ascanio Maria Sforza, che si trova. Periodo, si nasconde. Claudia, fa finire Matteo, però poi rispondo. Ascanio letteralmente, prima si ammala e si ammala veramente. Poi però si allunga la convalescenza di mesi per non stare a Roma e non apparire in consistorio e non apparire nelle udienze pubbliche, perché era una situazione, una condizione difficilissima. Loro sono cardinali principi, però sono cardinali e sono principi. Quindi a chi dai la tua obbedienza? Al tuo signore, fratello, padre, cugino o al Papa? Nel dubbio Ascanio si nasconde, si rintana nel guscio. Tant'è che quando poi c'è Giovanni d'Aragona che va a chiedergli un aiuto durante le udienze col Papa, lui si è ammalato e non si presenta, insomma. Quindi mi colpiva anche il fatto che la famiglia tratti così duramente il cardinale Orsini, perché quasi non riconoscesse la situazione così complessa. Volevo una tua impressione su questa cosa. Allora, No, c'è un momento, non subito. Prima finiamo il giro di domande, però, perché, no, perché sennò, dire, non vogliamo andare troppo oltre le 13:30, ecco, rispetto ai punti e poi del pomeriggio. E, se ci sono altre domande, non so, visto Marcello Simonetta che aveva riacceso il microfono, forse voleva fare una postilla. Marcello, vuoi fare una postilla? Oppure, non so se... No, cioè, sarebbe troppo da dire. Ho scritto già Claudio con Matteo, sono già in rapporto, poi insomma continuiamo, ma adesso, come dire, l'ora del Perfetto. pranzo si avvicina, quindi vi. Perfetto, quindi la discussione con te proseguirà cifrata in separata sede, come piace, come giusto che sia, come giusto che sia, e, anche perché usa cifre diverse con i diversi interlocutori, quindi è impossibile poi capire cosa dice agli altri. E ne faccio le spese anch'io. Non so se qualcun altro ha qualche domanda, se no, vabbè, posso provare a occupare io il Silvio, magari mentre qualcuno ci pensa, vuole fare una domanda. E complimenti li faccio a tutti e tre. Una domanda. Prego, Posso? professor Carocci, assolutamente. No, volevo soltanto fare una, diciamo, dalla discussione si potrebbe molto proseguirla, ma in effetti io poi adesso non posso più. volevo soltanto, ecco, sì, rassicurare Claudia sul non uso del termine clan. Il termine clan è troppo connotato. Diciamo, lo usava Hers, ma adesso basta, non si può utilizzare il termine clan, che è un termine troppo connotato da un punto di vista antropologico e si Vero. va dietro troppe cose. Quindi no, per carità non lo usiamo. Poi, certo, dalla discussione sono usciti fuori molti, molti spunti. Io, per esempio, dico subito che a Matteo che secondo me lei ha una visione troppo maschiocentrica dei ruoli di potere delle donne principesse nel Rinascimento italiano. Vale a dire che è un contesto più generale che attribuisce a volte ruoli di potere alle donne. Ma questi sono discorsi enormi, però qui a lei Matteo quello che posso dire è sì, si legga o si rilegga il libro di Crusoe Pavin e Mervigère, perché lì ci sono annegati in un mare di notizie più divulgative, ci sono però degli spunti. Non so, Isabella, vedo che ti annuisci, immagino.
Sì, no, scusate, soltanto un attimo, visto che mi torna questa cosa. Se la serie degli episodi o delle eccezioni delle principesse comincia a diventare così cospicua partendo da metà 300, allora è il modello iniziale che va modificato e pensato altrimenti, no? Cioè non è per una perché il marito la trova brava, l'altro perché la trova simpatica, no, cioè chiaramente è lì. In questo senso Cruz et Pavant e Mervigueur formulano un'ipotesi sulla strutturazione del potere signorile e poi più avanti principesco basato su un equilibrio e su una divisione di funzioni. Allora, come appunto si diceva lunedì, lo Stato moderno non è solo monarchico, evidentemente, perché sennò abbiamo mille eccezioni alle monarchie, che poi sono poche, così anche la questione del potere femminile è un discorso però enorme, insomma, che va fatto in maniera più, però ecco, altrimenti sennò cominciamo a numerarle tutte, vengono una serie di episodi più o meno simpatici e ci fermiamo qui, basta. Ah no, grazie a lei, come dire, c'era stato un preanticipo di discussione su questo tra me e dottor Casalboni ieri sera, alla conclusione, magari ci faremo qualcosa in futuro, perché no? Sembra un tema molto interessante che vale la pena esplorare in lungo e in largo. Assolutamente. Allora, se non ci sono altre domande, chiedo due brevi domandine anch'io. Ad Alessia De Sì volevo chiedere, visto che ha nominato i due cardinali nipoti tra virgolette di Paolo II, no? Marco Barbo e Giovanni Battista Zeno, e io mi sono imbattuto in Zeno perché Zeno vive molto a lungo, ma non ci sono molti studi su di lui, lui arriva quasi fino alla fine del secolo e c'è il vecchissimo saggio di Soranzo su Zeno, che però devo dire sui benefici ecclesiastici, sulla sua carriera, su tutta una serie di potenziali piste di ricerca dice qualcosa, e mentre so che di Marco Barbo se ne è occupata di più anche per il rapporto dei cavalieri di Malta eccetera, di Rodi allora per la loggia, non so se su Zeno voleva aggiungere qualcosa, se ha avuto un ruolo magari anche nella pacificazione successiva al momento della congiura, questo considerando anche che la congiura degli umanisti, ha fatto bene a dire sia Marcello Simonetta che Isabella Lazzarini, che appunto anomala e più complicata per questo. C'è stato anche un falso mito di, come dire, momento di congiura sì, e poi momento di pacificazione, come dire, in cui, come dire, non ci fosse il pagamento di un pegno. E c'era stata un'interpretazione dell'opera che il professor Carocci ha citato, fatta scrivere a Platina prigioniero in Castel Sant'Angelo da Rodrigo Sanchez de Arevalo, come se fosse un dialogo tra carcerieri e prigioniero in un senso pacificante. E in realtà questa cosa è stata poi completamente rivista, revisionata, soprattutto guardando le fonti, credo, diplomatiche, che hanno dato nuove informazioni su questo. E non so se appunto su questo magari il dottor Cattaneo vuole dire qualcosa, perché lui è un filologo, magari può avere degli spunti, non lo so, non ti tiro in ballo Gianmario in maniera amichevole, ma perché sei venuto ti ringrazio. Grazie mille, no, a me sono molto interessato da queste relazioni, appunto, da studioso di testi di questo periodo, soprattutto appunto della cerchia bessarionea, ovviamente mi è interessato molto la relazione di Alessia De Sì, e effettivamente questa la questione del rapporto, diciamo, tra questi personaggi e i vari cardinali a cui si facevano riferimento, si appoggiavano, si nota anche appunto in testi che possono sembrare lontani da questi dibattiti. Io mi sono poi occupato soprattutto in un libro recente della controversia platonico-aristotelica, e in uno di questi testi inedito di Andrea Contrario, in lode di Bessarione, e anche una delle poche testimonianze letterarie, non di archivio, a proposito dell'Accademia Bessarionea, diciamo che lui non traccia un quadro di tutte le persone che non solo facevano parte del circolo più stretto che frequentavano, quindi la casa di Bessarione, ma anche quelli che collaboravano
vario titolo, avevano legami con lui, e si vede chiaramente come lui elimini e non faccia alcun riferimento a quelli che potevano essere ed erano stati coinvolti in qualche modo nella cosiddetta congiura degli accademici, quindi viene vengono eliminati il gruppo e del 1471 quest'opera, vengono eliminati Leto, Platina, quando si sa benissimo che appunto i due erano in rapporti con Bessarione. Però appunto ho imparato moltissime cose dalle vostre relazioni, quindi aggiungo i miei complimenti a quelli che sono già stati fatti. Grazie Gianmario. Professor Caracci, vuole dire qualcosa? Non so se deve andare. No, chiudo io la cosa sul se c'è appunto un'idea magari di nepotismo particolare, questa è una riflessione forse più mia, legata a questi pontefici veneziani quattrocenteschi, perché sembrerebbe dalle cose che ho letto un po' sparse, ma sono cose appunto di epoche diverse, di storiografie diverse, non cose vagliate diciamo da una stessa persona, da uno stesso gruppo di ricerca, ma direi che appunto il nepotismo dei tre papati veneziani quattrocenteschi è sono un po' diversi tra loro, sono sempre latamente imparentati tra loro, sin dai tempi di Papa Condulmer, e però forse sembrerebbe un nepotismo debole, il che non vuol dire andare a vedere i benefici, dicono no, erano pieni di benefici, quindi ampiamente considerati quando appunto c'è la ripartizione dei benefici concistoriali o in generale di tutto ciò che è amministrato dalla cura e dal potere del Papa, però forse tendono a uscire anche presto poi dai giochi magari anche del pontificato successivo. Questa è una cosa che io, leggendo le cose della professoressa Viscera per il 5-600, ho magari chiaro e forse troppo sistematizzato da quel tipo di lettura, ma ci sono più fonti e più magari questioni. Non so, io sui pontificati venziani me lo sono sempre chiesto, non li ho mai studiati direttamente, quindi magari prendo una cantonata. Posso Giovanni? Prego, prego. Ora, io mi ero ripromesso di non parlare mai più di nepotismo, però faccio una presentazione rapidissima. Quello che caratterizza i papi veneziani, se vogliamo, è un grande successo nell'essere nepotisti, ma solo a livello di riproduzione ecclesiastica. Cioè, quello che riescono è a incistare questa famiglia molto, molto, molto allargata ai vertici della Chiesa, appunto di replicare bene due volte il papato e anche cardinali, eccetera. Laddove, per ragioni su cui adesso non voglio intervenire, sono meno interessati, oltre che meno di successo, ma in partenza sono meno interessati, è nell'apporto principesco del nepotismo. Ecco. Bisogna però distinguere nel nepotismo sempre i due diversi ambiti di ricaduta. Il nepotismo volto a accrescere il potere della famiglia all'interno del mondo ecclesiastico, e i papi veneziani in questo sono maestri, e il nepotismo volto a conferire principati, domini ai parenti, e lì il discorso è tutt'altro. Cioè, inserirsi negli stati della Chiesa è anche complicatissimo per loro. Insomma. Quindi no, ma certo, ma ha ragione, io era una mia idea che mi ero fatto. Poi li ho anche moltiplicati. E la ringrazio, professore. E appunto non so se Alessia vuole dire qualcosa. Inizio io a rispondere? Prego. Ok. Sì, allora, sempre in chiave, ripeto, in storico-artistica, perché purtroppo per fortuna io me ne sono occupata con questa lettura. Partendo proprio dall'episodio della congiura e cercando di capire se effettivamente poteva aver avuto un ruolo appunto anche nelle committenze artistiche, provenendo già, visto i miei studi nella tesi triennale, gli studi sulla committenza Barbo, volevo appunto capire, analizzando, è stato un tentativo che ho fatto che poi ha portato anche a dei risultati, però si deve anche alle volte magari procedere così quando si fa ricerca, volevo capire appunto se i cardinali, io appunto sono tre, poi i cardinali veneti
più importanti importati da Paolo II, Barbo, Zeno e Michele. Io ho lavorato soltanto su Zeno e su Barbo. Se le loro committenze potevano in qualche modo aver influito. Effettivamente quello che io ho rintracciato nelle loro committenze artistiche, mi riferisco oltre che alla casa alla loggia, nella casa dei Cavalieri Rodi, che però è un discorso a parte, mi riferisco appunto a quello già citato della Sala delle Fatiche di Ercole, che è stato un aspetto veramente importante per le mie ricerche, perché poi ha dimostrato quanto poi questi artisti veneziani e veneti a Roma abbiano avuto un'influenza determinante prima delle grandi committenze vaticane di Sisto IV e successive nell'importazione di un linguaggio culturale antiquariale. Questa stessa cosa io l'ho rintracciata anche con Zeno, mi riferisco alla cosiddetta casina del Cardinal Bessarione, che col Cardinal Bessarione ha poco a che vedere, perché come vedo che annuisce il collega, diciamo, sono stati studiati la sua presenza lì, probabilmente c'è stata, ma era collaterale al vescovato di Tuscolo, quindi in realtà la presenza per quanto riguarda i rifacimenti artistici si relaziona appunto a Giovan Battista Zeno, che lascia in ogni stanza da lui commissionata segno del suo stemma, quindi è ben certificata. Siamo negli anni 80, prima dell'82, quando lo Zeno ritorna a Padova, e questa stessa committenza io ho rintracciato lo stesso gusto per l'antico, perché mi spiace insomma parlare di arte senza farvela vedere, è un po' difficile, però ci si prova. Anche lì c'è, soprattutto nel salone principale, uno spiccato gusto antiquariale, e non mi allungo, però mi è sembrato poi di rintracciare lì la stessa mano di quell'equipe di miniatori che si fanno in questo periodo storico anche i pittori, che sono gli stessi che poi lavorano per Barbo. Quindi inoltre anche l'analisi di alcuni codicilli del testamento di Zeno conservati a Venezia, che erano già stati studiati, però l'ho avuto modo di rileggerli quando ho trascorso del tempo lì, insomma, per fra vari archivi a Venezia, fra vari archivi, quando si poteva fare. Mi ha permesso di capire che effettivamente lo Zeno avesse uno spiccato gusto per l'antico, insomma, perché lascia per esempio memoria testamentaria in cui dice di volere la sua tomba a Padova fatta con determinati elementi, anche con un certo lessico specifico, che richiamano appunto quel tipo di cultura. Quindi posso dire che effettivamente quello che io ho notato, e che poi mi ha dato anche appunto l'idea che, al di là del giudizio di Paolo II verso gli accademici, effettivamente questi cardinali si avvicinavano a questo mondo antiquariale, definito, insomma, possiamo definire, e quindi insomma, almeno dal punto di vista artistico, hanno avuto un ruolo fondamentale nel lavorare appunto con loro. Grazie, grazie Alessia. Claudia, rimani tu? Il microfono. Sì, velocemente. Per quanto riguarda questi bambini, in effetti mi hai fatto una domanda molto spinosa. So che ci sono esperti, molto più esperti di me, collegati, quindi se mi danno una mano sono contenta. Ti riferisci sicuramente a quando Paolo Orsini dice: io ti manderò un mio figliolo alla scuola in Fiorenza se non ti fidi. Sembra quasi che sta offrendo un ostaggio. In quegli anni ci sono dei bambini orsini che crescono alla corte, crescono nella Domus Medicea, tra il palazzo di Via Larga, le ville di Cafaggiolo, Fiesole, e vivono con Clarice Orsini e si educano lì, con Poliziano, con tutte queste personalità importanti. Quindi io non so se si stia riferendo a quello, quando dice ti mando mio figlio alla scuola in Fiorenza, o se invece mi sono confusa io, e bisogna considerare che la presenza di questi bambini orsini, che sono poi tra l'altro diciamo i figli di Gentil Virginio, i figli di Niccolò Pitigliano, siano quasi da considerare delle garanzie per il Medici. Purtroppo non ho documentazione sulle fasi che precedono l'arrivo di questi bambini, compaiono nella documentazione ex abrupto,
cioè si mandano saluti a questi figli orsini che stanno lì, che sono appunto nella casa dei medici, quindi non ho molta documentazione, non riesco a trovare informazioni, però effettivamente è una suggestione questa, credo che si possa considerare, perché nella misura, nel modo in cui lo pone Paolo Orsini, sembra veramente una garanzia per la sua fedeltà. Cosa poi, se Paolo Orsini avesse mancato di fede, avesse fatto Lorenzo De Medici con questo bambino mandato alla scuola in Fiorenza, non mi è dato sapere. Effettivamente è un caso molto strano. Per il cardinale Giovanni Battista hai veramente posto l'accento su una questione spinosa, perché non soltanto il cardinale è principe della Chiesa e deve fedeltà al pontefice, quindi in generale, però va ricordato che il cardinale appartiene a un ramo della famiglia che non ha feudi regnicoli, ha delle signorie che sono nello stato della Chiesa ed è anche abate di Farfa. E quindi non rischiava ovviamente a schierarsi contro Ferrante, lui poi non era d'accordo in questo, era stato pregato proprio lui di sollecitare Virginio affinché collegasse al pontefice, a Innocenzo VIII, si aderisse al pontefice in questa guerra, mentre invece Gentil Virginio, per ragioni che non posso spiegare, per ragioni di tempo, era di tutt'altro avviso. E quindi per lui è veramente una situazione difficile, non era d'accordo fin da subito, fermo restando che il suo atto, che viene considerato un tradimento tanto alla Lega ma soprattutto alla famiglia, deriva da delle considerazioni importanti, e però comunque per la famiglia e per la Lega fu un fatto terribile. Il Roberto Sanseverino porta subito le sue truppe a Farfa. Cioè, il territorio che controllavano gli Orsini di Monterotondo era determinante per la Lega, quindi il suo voltafaccia, quanto vero non è dato sapere, era un fatto gravissimo, si rischiava veramente di perdere la guerra. Ed è per questo che anche nel marzo loro non vogliono più averlo come parente. Poi non è detto che sia così, questa è una cosa che non viene dalla bocca degli Orsini, viene dalla bocca di altri, di oratori, quindi chissà se effettivamente le cose stavano così, chissà se invece è un modo per gli Orsini, che sono rimasti fedeli alla Lega, di proclamare ancora e ancora la loro fedeltà. In questo momento sono più realisti del re, ovviamente, perché hanno molto da difendere. Si parla di vociferazione che si è sparsa nel vulgo, era veramente una questione delicata per loro, mancanza di onore, uno smacco. E quindi in questo senso la loro risposta doveva essere proprio di ferro e fuoco nei confronti del cardinale. Perfetto, su questo ferro e fuoco direi to be continued, su queste cose potremmo riprenderle, appunto, visto che gli spunti e gli interessi sono stati suscitati. E ringraziamo tutti per i relatori per la relazione, il professor Carocci tantissimo per essere stato con noi e per le sue notazioni. Uno sforzo che l'abbiamo chiesto, ma noi siamo comunque soddisfatti, anche se appunto ci ha bonariamente rimproverato di averla chiamata in causa, ma noi insomma siamo contenti. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato alla discussione, Isabella Zerini, grazie. Marcello Simonetta, grazie. Mario Spieri, domande anche a tutti gli astanti, ovviamente. Sì, assolutamente. E niente, quindi buon pranzo a tutti, noi riprenderemo i lavori alle 15 con la keynote lecture del professor Giuliano Milani, e poi Andrea Casalboni modererà il panel del pomeriggio. A dopo a tutti.